Ciao a tutti! Allora, oggi facciamo un esperimento con la conchiglia cristallo, quella che avevo fatto lo stampo, vi ricordate con l'allume di Rocca, avevo fatto lo stampo, eccolo qui, e proviamo a farla con la Diamond Frost, che è quella che fa tipo l'effetto ghiaccio, e sono molto curiosa di vedere il risultato. Allora, ho scelto questa, che mi sembra che sia tipo quella fatta così, sì. Allora, come vedete, il componente A è molto molto ghiaccioloso. Ah, e questa me l'aveva mandata la Resin Lovers, e quindi avevo ancora il campioncino da provare. Ho detto, dai, l'avevo già provata su altre cose, non l'ho mai provata sulle pietre e sui cristalli, oggi la proviamo sui cristalli. Ok, quindi il rapporto è 160. Normale, 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 componente A, componente B. Ho scelto questo stampo e ho già preparato la resina. Che cosa facciamo? Ora andremo a colare la resina, poi quando asciugherà, tireremo fuori la conchiglia, vedremo ovviamente l'effetto che fa e tutto. Poi andremo a colorare dietro la conchiglia, lucideremo la parte dietro, bla bla bla, e tutte queste cose qua. È proprio un esperimento così per vedere un po' che cosa succede. Ok, quindi direi subito di cominciare a colare la resina. Mi sembra che asciughi in 24 ore. Non lo so, non lo so, non trovo. Sì, comunque, appena sento che dura, non la tiro fuori. Oh, senti, gli stampi zozzi, sono imbarazzanti i miei stampi. Va bene, allora, pian piano vado, ecco, vi faccio vedere com'è la consistenza, sia con dentro il componente A e il componente B, è praticamente tipo biancolina. Ok, adesso pian piano andiamo a versare la resina. La metto piano 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 per far sì di creare meno bolle possibile. Spero di aver fatto abbastanza resina, almeno per questo stampo. Nel caso poi che avanza ne metteremo in un altro stampo. Però qui non vedo la fine. Ok, stiamo continuando a versare. Mi scusi, mi fa almeno vedere per finta la fine. Vedo ancora dello stampo non preso dalla resina. Ok, adesso ho l'ansia di non averne fatto abbastanza. Ok, no, aspetta, forse siamo alla fine. No, sto scherzando. Mi sa che riuscirò a fare solo questo stampo. Ok, siamo arrivati. Perfetto. Ok, scappi un po' le bolle. Ah, qua mi siamo super. Allora, me ne è avanzata ancora un pochino. Vorrei fare tipo questa, vediamo se ci riesco. Anche se ho qualche dubbio. Questa proprio l'ho versata con cattiveria. E non è abbastanza. Ok, quindi adesso ne faccio ancora un titinin. Proprio per finirla. Aspettate, forse ce la farò. Cioè, non lo so. Comunque, adesso dobbiamo semplicemente aspettare. Cioè, io devo aspettare voi. Per voi non passa praticamente niente. Aspettare che asciughi e poi aiuto, ho rovesciato tutto. E poi vediamo un po' com'è il risultato. Ok, che si sono asciugati. Ne ho fatta ancora un pochino per finire questa. E ho fatto anche delle pietrine con quella che mi è rimasta perché appunto ne avevo fatta un po' di più. Quindi adesso direi subito di cominciare a scoprirla. Sono davvero molto curiosa. Allora, è un po' faticoso togliere questa, però. Aiuto, scusate se l'immagine è un po' bruttina. Ok, ce l'ho fatta. Deve praticamente uscirne un pezzo, poi esce tutta. Ok. Ragazzi, è spettacolare. Oh mio Dio, è spettacolarissima. L'adoro troppo. Oh mio Dio, che meraviglia. Forse sul giallo non è molto inutile. Guardate, sembra ghiaccio veramente. Che esalta. Ho tutto lo shampoo addosso. Sono troppo esaltata. Poi vediamo questa. Oh, sto distruggendo lo stampo. Mi sa che mi conviene fare lo stampo di questo un'altra volta, però finisce, dai. Vediamo. No, è magnifica. Metti fuoco. Wow. È spettacolare. E poi ho fatto anche altre pietrine.
è una cosa meravigliosa. Per fare le pietre, secondo me è bellissima. Poi questa, anche mi sembra che sia l'ultima, sì. La punta. Oddio, che meraviglia! Questa roba. Ecco un graffio. Wow! No, vabbè, sono troppo esaltata. Sì, penso basta, mi sto guardando intorno per vedere se sono altre pietre o no. Comunque, queste adesso le lascerò così. E invece questa qua andrò a limarla qui dietro per togliere gli eccessi. Sono quelli di sopra che stanno muovendo la sedia e sembra che io sto facendo tipo strani rumori, ma sono quelli di sopra, cioè non pensate male. Allora, vado a togliere gli eccessi. Ok, qua c'è un po' di stampo. Perfetto. Ora la limo un pochino con la mia limetta ormai andata. E ora ci mettiamo sopra. Ora, ovviamente questa cambierà perché dietro andremo a metterci lo smalto per fare la conchiglia. Quindi sono anche molto curiosa di vedere come sarà. Confronto invece all'altra che sarà tutta completamente trasparente. C'è un pezzettino di gomma. Ok, adesso devo colorarla bene anche in tutti i dettaglini. Vediamo davanti. Beh, dai, non è che stia cambiando molto, né? Ottimo. Ecco, mi piace solamente far vedere, ecco, ho zozzato dove non devo zozzare, che appunto dietro c'è la conchiglia, non è tutta pietra. Perfetto, adesso vado avanti a colorarla e poi devo mettere anche il lucido opaco. Le cose le dobbiamo fare bene. Ok, ho colorato tutta la conchiglia dietro e diciamo che non è cambiato, cioè è bellissimo ancora, cioè davvero sono super soddisfatta, peccato che ne ho ancora pochissima perché mi piace davvero molto. E come ultimo tocco vado a metterci il fissante opaco, lo spennello dietro. Faccio ora un po' ad asciugare, però so che viene bellissima come la conchiglia super gigante che avevamo fatto. Ok. Ecco qua. Quindi, adesso lascio asciugare, come dicevo prima, ci vuole un bel po'. E intanto guardiamo le altre che invece lascerò così. Sono bellissime, ma adoro, 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 adoro. Veramente tantissimo. E la conchiglia, eccola qua, la giriamo. È strabella, stra bellissima. Niente, quindi devo dire che sono davvero super soddisfatta. Voi fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di queste pietre effetto ghiaccio. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video e mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!